Allora, l'occasione penso che sia veramente, intanto è il primo appuntamento che abbiamo deciso di fare in questa sede, innanzitutto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, proprio per ricordarci che è il Ministero dell'Economia e delle Finanze che è un po' il portatore di queste iniziative, sia sul fronte del procurement attraverso Consip, sia sul fronte dell'execution attraverso Sogei. E ve lo dico appunto ricordando la mia precedente esperienza. I progetti che citava Roberto sono progetti appunto fatti nell'ambito di una pianificazione chiaramente normativa e quindi di governo e di ancora più strategica, quindi la fatturazione elettronica, lo sdoganamento delle merci in mare. Roberto ha ricordato le dogane, qui abbiamo Teresa Alvaro che è la persona che ha portato avanti con le dogane tutti questi progetti, la dichiarazione dei redditi precompilata, che è il più grande progetto di raccolta dati e di presentazione dati fatto in Italia nella storia, perché abbiamo raccolto più di 1 miliardo di elementi informativi sulla spesa sanitaria, su tutte diciamo, le componenti di detrazione e deduzione degli oneri, quindi oneri per interessi sui mutui prima casa, oneri per spese appunto sanitarie, oneri per spese di ristrutturazione degli immobili e altri oneri di questo tipo. Quindi è stato veramente un progetto sfidante, riuscito e che sta portando degli ottimi risultati, semplificazione soprattutto nella vita dei cittadini. Qui adesso il tema è come utilizzare, intanto Consip diciamo, fa un mestiere che voi tutti sapete, insomma, complesso, perché fare le gare in Italia è di per sé un'attività complessa, perché comunque la normativa è una normativa che pur recependo una normativa europea, le direttive diciamo, adesso nel nuovo codice 23, 24 e 25 del 2014, recepite in Italia dal nuovo codice. Poi anche che ha subito già prime modifiche, quindi con dei correttivi, e noi siamo i collaudatori, io lo dico sempre a Roberto, del codice degli appalti. Consip è il collaudatore del codice degli appalti, un po' come i piloti che di fronte a un prototipo, a un aereo, devono vedere se questo aereo ha dei problemi e possibilmente ci augureremmo che le nostre osservazioni possano essere recepite dal legislatore per migliorare poi le prestazioni dell'aereo che stiamo collaudando. Già le gare che noi facciamo, soprattutto in questo ambito, nell'ambito tecnologico dell'IT, dell'innovazione, sono gare che quando si aggiudicano e quando diventano attive, quindi diventano contratti, già sono un po' obsolete. Questo purtroppo è un tema che noi dobbiamo, di cui dobbiamo tener conto quando le pensiamo e quando le progettiamo, perché in realtà sono gare che atterrano poi a livello operativo in epoche, diciamo, avanzate, quindi in genere 1 anno e mezzo almeno, ma in alcuni casi anche di più, perché poi il contenzioso spesso condiziona anche i tempi di attivazione. Qui oggi siamo di fronte, in particolare sul tema dell'SPC Cloud, siamo di fronte a 4 lotti, tutti oggi attivi, e anche poi all'SGI, che appunto abbiamo stipulato ieri, quindi anche qui oggi l'altro elemento importante è questo dell'altro strumento dell'SGI. Quindi siamo di fronte a degli strumenti migliorabili sicuramente, perché ciascun lotto può essere migliorabile, ma sono degli strumenti straordinari. Per cui l'amministrazione con questi strumenti può portare avanti quello che è il progetto fondamentale oggi della digitalizzazione, che è il piano triennale approvato dal Presidente non molti mesi fa e realizzato appunto il piano triennale dalla struttura di Antonio insieme con il team digitale. Quindi diciamo che oggi abbiamo un progetto che è quello e degli strumenti per attuare questo progetto. Ovviamente
ce ne saranno altri, ne stiamo facendo dei nuovi, stiamo pensando, come diceva appunto Roberto, stiamo incontrando anche gli operatori per essere sempre più in linea con le ultime, diciamo, le ultime novità del mercato che sono continue, soprattutto in tema proprio di cloud, no? Però già con questi strumenti, con i quattro lotti che sui vari fronti mettono a disposizione dell'amministrazione sia la capacità di fare degli assessment, che è una delle prime cose che vanno fatte. Quando parliamo dell'8.2, ad esempio sicurezza, o dell'8.1 del cloud, o dell'8.3 che è appunto la cooperazione applicativa, o dell'8.4 che è la parte relativa più ai portali e alla parte, diciamo, di sviluppo applicativo, ci rendiamo conto che questi quattro lotti non vanno intesi come degli strumenti verticali, ma vanno intesi come strumenti che possono essere utilizzati in maniera trasversale, facendo, diciamo, un'operazione complessiva di progettazione di un fabbisogno, di un'esigenza e di esecuzione di quel progetto attraverso questi quattro strumenti. E anche il quinto, appunto, che lo chiamiamo, non è un quinto lotto, ma l'SG in questa, diciamo, occasione lo possiamo considerare come un quinto lotto, come l'8.0, per non metterlo in coda, ma in coda, diciamo, in termini di attivazione, perché l'abbiamo stipulato ieri. E quindi sicuramente il ritardo che comunque dobbiamo riconoscere nella digitalizzazione della nostra pubblica amministrazione può essere colmato, deve essere, prima iniziamo e prima, diciamo, questo ritardo verrà colmato. E qualcuno diceva, appunto, adesso non mi ricordo in quale filosofia orientale, che il miglior periodo per piantare un albero era 10 anni fa, ma l'altro miglior periodo, non avendolo fatto, è oggi. Quindi, visto che noi ancora l'albero non l'abbiamo piantato, forse oggi iniziamo con questa proprio occasione a dire e a stimolare tutti quanti a fare un'operazione di revisione, di assessment dei propri sistemi informativi, di pianificazione dei fabbisogni sotto tutti i profili, quindi la sicurezza, la cooperazione applicativa, il tema dei portali, tutto, diciamo, in maniera integrato. E una volta fatta l'esecuzione e l'analisi del fabbisogno, l'attuazione di questi fabbisogni con gli strumenti che ci sono. Questi strumenti sono sia prodotti, sia servizi, sia, diciamo, attività di supporto specialistico, quindi giornate uomo, che possono essere utilizzate proprio per rendere questi progetti una realtà. Le convenzioni sono strumenti semplici, in Italia di semplice, diciamo, non c'è quasi nulla, no? Però diciamo che sono i più semplici, lo strumento più semplice oggi disponibile. Quindi nel panorama complesso della gestione di un contratto, sicuramente questi contratti non hanno delle complessità rilevanti. I colleghi poi entreranno più nel dettaglio, chiaramente, delle iniziative. Quello che il messaggio, diciamo, che io voglio dare oggi è proprio quello di partire con questi progetti, di dare, diciamo, attuazione a questa iniziativa nel disegno, diciamo, del piano triennale, con il supporto, chiaramente, dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che comunque ha, diciamo, un compito di governo proprio di questa, diciamo, strategia digitale del Paese, e insieme con il supporto anche di Consip, che si vuole trasformare sempre di più non solo in un fornitore di strumenti, ma anche in un sostenitore, diciamo, nel supporto all'uso di questi strumenti. Quindi stiamo attivando
sempre di più degli account che potranno, diciamo, dare supporto e sostegno all'amministrazione per l'utilizzo di questi strumenti, ma comunque so per certo che già nei contratti stessi gli stessi fornitori che vedo anche oggi in sala sono ovviamente i primi in grado di dare il massimo supporto affinché questi strumenti possano essere utilizzati e utilizzati bene. La cosa che ovviamente è fondamentale è la fase di assessment e pianificazione iniziale per dare, diciamo, per individuare le cose da fare e i tempi, diciamo, di attuazione delle singole cose. Avendo gestito in Sogei dei progetti di IT complessa, la fase proprio di pianificazione è una delle fasi più importanti di comprensione di quali sono i fabbisogni, le cose da acquisire. Quindi sia a livello poi di anche hardware quando sono necessarie, tenendo conto però anche qui che c'è un disegno complessivo che è quello della razionalizzazione delle infrastrutture dei data center e quindi non la proliferazione di ulteriori infrastrutture. Che invece, diciamo, come sapete, anche proprio nel piano triennale con l'individuazione dei poli strategici nazionali, l'obiettivo è proprio quello di andare a concentrare in questi poli strategici nazionali la capacità elaborativa di storage, quindi la parte computazionale per l'attuazione dei processi e invece lasciare alle amministrazioni proprio la definizione dei servizi che devono essere poi resi disponibili ai cittadini. Il nostro obiettivo è l'amministrazione digitale, vuol dire dare servizi. La Lombardia, che è la regione in cui Antonio, diciamo, ha operato prima di andare in AGED, è sicuramente già a livello di servizi, ha presentato un catalogo di servizi molto molto ampio. Quindi anche le amministrazioni locali, le regioni in particolare, possono e sono soprattutto sugli ambiti sulle quali hanno delle deleghe forti, in particolare ad esempio la sanità, possono avere, diciamo, veramente un impulso notevole a questo progetto nazionale. Quindi io adesso, diciamo, lascio ad Antonio la parola, ma vi ringrazio innanzitutto di aver partecipato numerosi e mi auguro che con il supporto di Consip e di questi strumenti si riesca a fare veramente un po' di innovazione e di trasformazione digitale del nostro Paese.